Allora, buongiorno a tutti. Non so quanto servano presentazioni di Alessandro Robecchi, solo due parole per dire che Alessandro è un grande giornalista, è stato editorialista del Manifesto, è stato uno delle firme di Cuore, è stato direttore dei programmi di Radio Popolare. Chi ha seguito Radio Popolare ricorda una trasmissione che è stata una trasmissione seminale della radio, che si chiamava Piovono Pietre. È stato critico musicale dell'Unità, adesso voi lo conoscete come autore di libri, ma accanto a questa professione lui è anche un autore di una trasmissione che è molto nota e ci piace molto, che è la trasmissione di Crozza. Nel 2014 il grande salto con l'editoria, nel senso che inizia a pubblicare il primo giallo di una serie lunga che si chiamava Questa non è una canzone d'amore e che trovate poi in fondo insieme agli altri libri, e poi come una goccia 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 la sesta avventura di un gruppo di personaggi che adesso andremo a definire I Tempi Nuovi. Ma cosa che non c'è laggiù e io vi raccomando di guardare, quest'estate è uscita anche una collezione di racconti della Sellerio che si chiama 50 in blu, cioè i 50 anni della Sellerio attraverso alcuni autori. C'è un racconto di Robecchi che è molto bello sulle cartoline, non ricordo come si chiama il racconto. Piccola suite borghese. Ecco, che è una cosa deliziosa, quindi se voi siete degli amanti della scrittura di Robecchi, andatelo a recuperare. Robecchi è un milanese che più milanese non si può, perché dal libro viene fuori un amore immenso per questa città. Gli dicevo che solo lui può mettere nei suoi romanzi la sveglia mattutina del sovrintendente Ghezzi, che si sveglia con il tram che stride nella curva sotto casa sua. È una cosa che fa venire in mente gli annacci di Vincenzina davanti alla fabbrica, tanto milanese è questa cosa. Un orato del paragone. E il libro è un libro ovviamente su Milano, adesso poi ci racconterà la Milano che descrive, che non è la Milano, diciamo, sopra la crosta che tutti noi stiamo vedendo in questo momento, ma è una Milano un po' sotto traccia. Partiamo dal titolo, Tempi Nuovi. Sì, intanto buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui, se non moriamo per il caldo, se ci divertiamo. È la prima volta che io consegno un libro con il titolo, cioè di solito io consegno il libro, poi ne parliamo, insomma, con l'editore, con il mio agente, l'editor, insomma. Questa volta io sono veramente invece partito dal titolo, nel senso che tutti noi intuiamo vagamente, sappiamo, sentiamo che stiamo attraversando dei tempi nuovi e non riusciamo a metterli a fuoco benissimo, cioè non sappiamo esattamente cosa sono. Dire i tempi nuovi sono questo, secondo me non sarebbe onesto, perché ognuno li vede dal suo angolazione, dal suo punto di vista, dal suo posto sulla scala sociale. Ovviamente i tempi nuovi per me non sono gli stessi di un disoccupato di Otranto, non so come dire, ma cioè, quindi non sarebbe onesto. D'altronde, se io sapessi veramente cosa sono i tempi nuovi, avrei scritto un saggio e non un romanzo. Ma ognuno dei personaggi del romanzo a un certo punto tira fuori questa cosa dei tempi nuovi e li descrive a suo modo, no? Io mi appoggio a uno dei miei poliziotti, che è Tarcisio Ghezzi, che è un poliziotto, diciamo, l'istituzione come la vorremmo, cioè una brava persona che fa il poliziotto e che dice: i tempi nuovi sono quelli in cui i farabutti dicono in pubblico cose che prima si vergognavano anche solo a pensare in privato, e sono i tempi in cui il perché no col punto di domanda sostituisce il perché no. Cioè, ci sono dei pilastri, diciamo così, etico-morali che si stanno un po' sfarinando, no? Sai, come quando passi sotto il viadotto in autostrada e dici: speriamo che regge, ecco, quella roba lì. E
e questo è dovuto al fatto, il perché no significa che le tentazioni diventano occasioni, e cose che fino a qualche tempo fa si dicevano questo non si può, adesso si dice beh, insomma, perché no. Nella storia poi è sempre complicato parlare della trama di un giallo, per carità, quindi non voglio dire troppo, però molti personaggi minori fanno delle cose che qualche anno prima non avrebbero fatto, delle cose illegali, delle cose come dire non consentite dalla legge, è proprio all'ombra di quel perché no, lo fanno tutti, i farabutti cadono in piedi e sto fuori solo io, ecco, questo è un po' secondo me il segno dei tempi. Sì, è un titolo un po' ironico, un po' amaro, un po' sarcastico, no? Cioè i tempi nuovi, poi se uno entra nel libro si rende conto che sono quelli in cui succedono delle cose che sono successe sempre. Sì, infatti il Monterossi, che vede questa roba dalla sua posizione di bon vivant, benestante, lo dice a un certo punto, dice a me sembrano i soliti tempi di sempre, insomma un po' più cattivi, ma la sostanza non cambia. Cioè direi nei tempi nuovi di diverso dai tempi vecchi, ecco, diciamo così, soltanto una curvatura un po' più feroce, cioè davvero si dicono cose in pubblico che prima uno ci pensava due volte, ecco, però non vorrei neanche pensare che ecco arrivano i tempi nuovi sono figli dei tempi vecchi, no? Ma infatti c'è un'intervista di un po' di settimane fa di Angelo Guglielmi su Repubblica, non credo che facesse riferimento al tuo libro, però usa le stesse parole, dice i tempi nuovi sono davvero troppo vecchi, immaginando che comunque ci sia un déjà vu. Però sarebbe un errore immaginare che questi tempi nuovi descritti da Robecchi siano esattamente la stagione passata, perché sono dei tempi sicuramente più inquieti, sono dei tempi più incivili, come diceva il titolo, sono più incerti, sono più ambigui, sono più liquidi, sono più precari, sono più traballanti e nessuno sa bene cosa siano, no? E tutto è mischiato e tutto è confuso, e c'è un po' di spazio anche per la rabbia, c'è un po' di spazio anche per l'odio. Dicevi, i pilastri si sfarinano, le regole si ammalorano, girano tanti soldi, ma perché dovrei stare fuori solo Sto io? Sto fuori solo io, ma non è solo quello, c'è un incattivimento dei tempi che sarebbe facile, diciamo, imputare alla cattiveria. I tempi sono più cattivi perché la gente è più cattiva, e non è così, cioè la gente è spaventata, c'ha paura. Io vi dico solo questo: per la prima volta dal dopoguerra, per esempio, noi non siamo sicuri che i nostri figli staranno meglio di noi. È sempre stata una cosa quasi naturale che le generazioni successive sarebbero state meglio di quelle precedenti. Adesso questa cosa qui non è più tanto sicura, anzi, tu fai una vita faticosa e sei quasi sicuro che domani sarà ancora più faticosa. Questo incattivisce, questo spaventa. Noi abbiamo visto per mesi che c'era gente che portava taniche di benzina verso questo incendio, no? Che lo fomentava, che lo eccitava, che chiamava quasi questo cattivismo, questa cattiveria che c'era nell'aria. Questo è dovuto al cinismo di chi fa queste politiche, ovviamente, però c'è anche un terreno fertile per queste cose, che è la paura del domani. Noi abbiamo paura di come staremo domani. Negli anni 50, dove sicuramente si stava peggio che adesso, insomma, redditi, capacità d'acquisto, insomma, era tutto un po' più povero, però c'era una prospettiva di crescita quasi infinita, no? Io sono un ragazzo degli anni 60, quindi mi ricordo bene l'aria che tirava, no? Quando si cresceva, insomma. Ecco, adesso quella roba lì non c'è più. Domani è più incerto di oggi, e questo fa paura e incattivisce. Poi, se invece posso dire la mia, un minuto solo sui tempi nuovi, io credo che tutto questo derivi dal fatto che sono morte le prospettive comuni, sono morte le prospettive collettive, anche la rabbia. Quando ero ragazzino io, la rabbia, con tutte le cazzate che abbiamo fatto, diciamo, però la rabbia era un sentimento collettivo. Adesso la rabbia è la rissa al semaforo, la lite per il parcheggio, cioè è una tigna privata. Ecco, questo non va bene, questo incattivisce la società, insomma. Forse voi pensate che
abbiamo sbagliato personaggio, stiamo intervistando un sociologo, no, un antropologo, un politologo. Invece stiamo intervistando uno scrittore, per cui torniamo subito sul libro. Il libro, e tra un po' vi racconto per chi non conosce il cast dei personaggi, ma il libro, un personaggio fondamentale è l'ambiente, cioè lo scenario è Milano. Milano, chi segue un po' la cronaca sa che diciamo, ha avuto un rinascimento post-Expo, no? È la città della moda, del design, della ristorazione, una città dinamica, veloce, ci sono i grattacieli, ci sono le griffe, c'è il bosco verticale, tutte queste cose, è diventata un po' una città laboratorio per il paese. Però letta in filigrana, Robecchi ci dice, attenzione, che sotto la crosta c'è altro. Sì, io, come ha detto Severino, io la amo molto, io sono sempre stato lì, è una città che amo molto. Ed è una città, tra l'altro, che è stata raccontata benissimo, adesso non vi faccio l'indice dei nomi, però da Gadda, Testori, il Bianciardi della Vita Agra, ma ci metto anche Iannacci, Dario Fo, cioè una città Scerbanenco per i gialli, per carità, che è una città che si è raccontata molto bene. Dagli anni 80 in poi, sti maledetti anni 80, da cui non usciremo mai, porca miseria. Da quel momento lì c'è stata una curvatura per cui Milano è diventata la moda, il design, alti redditi, cioè la percezione di Milano. Poi mi piace dirlo qua a Camogli, che è uno dei più bei quartieri di Milano, diciamo. Anche Torino è carina, però insomma la percezione che si ha in Italia girando e parlando di Milano è quella lì, cioè moda, design, il quadrilatero, via Spiga, soldi, belle vetrine, belle donne, la settimana della moda, che culo che avete voi a Milano, tutte quelle, vabbè. Non c'è solo quello, cioè la narrazione di Milano è diventata monodimensionale, cioè solo quella roba lì, e a me questo irrita un po', perché io vivo nella città, la conosco molto bene, la giro di qua e di là, e le differenze sociali, culturali, di classe, uso volutamente questa parola novecentesca, diciamo, non sono quasi più di classe, sono quasi antropologiche, cioè al Giambellino non si mangia quello che si mangia in Corso Magenta, non ci si veste allo stesso modo, non si parla allo stesso modo. Le differenze sono diventate, se a me mi bendate, mi portate in un quartiere di Milano e mi levate la benda, come nei film brutti, diciamo, gialli, io so dove siamo, perché riconosco dei linguaggi che non ci sono in altre parti della città. Quindi è una città con una complessità grossa, eppure non solo l'Expo, ma insomma l'Expo ha naturalmente mosso molto in quella direzione lì. C'è quasi un messaggio subliminale su Milano. Quando il telegiornale inizia a Milano, pam, voi vedete subito le torri dell'Unicredit, il bosco verticale. Voi sapete che lì dove c'è il bosco verticale, prima c'era un bosco orizzontale, cioè ci potevano andare tutti, diciamo, no? Adesso c'è il bosco, se c'è il balcone da 20.000 euro al metro quadro. Quindi ecco, quando vi dicono Milano modello per il paese, come dire, siete avvertiti, è una città che premia molto chi vince, cioè è una città dove il darwinismo sociale si vede a occhio nudo, se sei un vincente, se sei uno di alto reddito, se sei uno che ha successo, che sta bene, è perfetto. Se sei quella colonna vertebrale della città che l'ha tenuta in piedi per secoli, che è quella media borghesia, quella è molto compressa. Poi dopo c'è la periferia, il proletariato, tutto quello che volete, però insomma è una città, è un organismo molto complesso, molto complicato, vivo, che si muove. Il solo fatto che c'ha 3 milioni di abitanti di giorno e 1,5 di notte vuol dire che è una città che va e viene, che non si ferma mai, e ridurre questa cosa solo al quadrilatero della moda, che bello, le vetrine, la fashion week, il design, il fuorisalone, è ingiusto nei confronti della complessità di Milano. Io volevo che tu raccontassi loro, e poi entriamo nel romanzo, l'incipit, che è una specie di prologo che c'è nel libro, che è la prima volta che leggo nei tuoi romanzi, che sono cinque paginette, non le leggiamo ovviamente tutte, che si intitola, non ha titolo, ma io le intitolerei, La Milano che si sveglia. Sì. E poi vorrei che ci raccontassi anche come mai c'è questo pezzo strano. Sì.
Se volete vi leggo una pagina, ma insomma. Sì. Vista da qui, a quest'ora, con questa luce che la taglia come forbici, la città è un mosaico, è una geometria, una scacchiera dove i pezzi vanno al loro posto, e infatti ci vanno, con la M1, M2, M3, la viola, la gialla, i tram, con le macchine, i motorini, permesso, si sposti, ma guarda come guida quello stronzo, ah ecco il controllore, ora la pagheranno i furbetti senza biglietto. Uno si è buttato sotto la rossa. E che cazzo, a quest'ora, bisogna proprio essere dei disgraziati però. Bus sostitutivi per San Babila, Palestro, Porta Venezia, Lima, Loreto. Qualche pedone arriverà dopo l'orario. Un alfiere lo riprenderà. Una torre lo chiamerà a rapporto. Cos'è questo ritardo? Si rende conto? Alle 9 il sole si alza ancora piano. Sono già tutti schierati. Pronto, comandi, dica. Dietro le loro scrivanie, sportelli, macchine meccaniche, uffici, scuole, officine, magazzini, consegne entro le 10, entro le 11, ma non si posteggia, non si posteggia. Cazzo, dove lo metto il furgone? Tutto è colorato di rosso, timido, ma si schiarisce presto, vedrai, dagli mezz'ora, dagli un'ora. Che bello però col sole. Il comune ha rimontato la sagoma delle montagne là in fondo a via Padova, bianche, lontane, come un sospetto di orizzonte. Bisognerebbe andare a vederle, basta poco, basta fare il giro a Piazzale Loreto prima che salgano le polveri. Ma come si fa? Non c'è tempo. È l'ora dell'organizzazione, è il momento dei tempi e metodi, del plurale aziendale. Signorina, facciamo le fotocopie, signorina, prendiamo quella pratica, signorina, avvertiamo l'avvocato. Che significa signorina fai, signorina prendi, signorina avverti, siamo una squadra, siamo tutti sulla stessa barca, signorina porti pure il caffè. Ah no, questo no, questo lo dico allo stegista. Questo capitolo, io sono molto contento quando Severino mi ha detto che gli era piaciuto questo primo capitolo, che non c'entra niente con la storia, e sono stato molto contento, perché quando io ho finito il libro ero contento di com'era, ma mi mancava qualcosa, mancava qualcosa, e poi pensandoci un po' ho capito che mancava, sapete quando vedete le piantine che c'è quel puntino rosso con scritto voi siete qui? Ecco, mancava quella roba lì, cioè io vi racconto una storia adesso e poi però prima della storia è importante che voi sappiate dove siamo, che luce c'è, che clima, che aria c'è, si alzano le polveri, ci sono le montagne in fondo ma tanto non le vedremo, cioè, abbiamo fretta, non sappiamo dove parcheggiare, ecco. Volevo quella roba lì, ed è anche un omaggio a uno degli autori che io amo di più, che è Alfred Döblin, che in Berlino Alexanderplatz proprio crea una città viva, non so, ecco, naturalmente si parla Licet, quindi non vuole essere un paragone, per carità, però insomma volevo che la città fosse viva, ecco. I personaggi, ho bisogno di una verifica, quanti di voi hanno già letto libri di Robecchi? Bene, allora qualcuno ritroverà delle persone amate e gli altri... agli altri diremo come va a finire. No, non lo diciamo, non è comunque il maggiordomo. Ci sono due poliziotti, uno si chiama Tarchisio Ghezzi, una persona compassionevole e onesto, un altro invece si chiama Carella, nomen omen, uno sbirro canonico, cioè lui lo definisce un cane da polpaccio, una persona brusca, uno proprio da che noi troveremo nei libri americani dei polizieschi. Questi fanno di mestiere i poliziotti. Poi ci sono due segugi che invece sono dilettanti. Uno è Carlo Monterossi, che è l'eroe dei libri di Robecchi, di cui parleremo dopo, e un altro invece è Oscar Falcone, che in questo libro ha aperto l'agenzia investigativa che si chiama Falcone Sistemi Integrati, perché magari il raggio d'azione può ampliare, chi lo sa, ma anche perché sistemi integrati non vuol dire niente. Quindi quando uno mette la targhetta sulla porta qualcosa ci deve scrivere. La novità di questo libro è che insieme a Oscar Falcone, che è una vecchia conoscenza della polizia come si diceva nei bassotti, c'è anche Agatina Cirelli, che è una nuova signora in parziale crisi col suo lavoro di poliziotto, una persona capace, però nauseata un po' del clima che si inizia a respirare nella polizia e quindi si mette nel privato. Il clou è un delitto, è il delitto che inizia, quindi ve lo posso raccontare.
c'è un signore che è un bravo ragazzo, uno studente modello, con tanto di fidanzatine, una persona molto a modino, cioè tutto famiglia, università, ragazza, eccetera, che si chiama Filippo Maria Gelsi, e viene ritrovato ucciso con un colpo di pistola alla tempia e in più, peraltro, con i pantaloni abbassati. E questa è la, diciamo, il main track, l'indagine principale. Poi però c'è un'altra indagine parallela che viene seguita dall'agenzia di Falcone, che ha bisogno di business e quindi ha bisogno di far fatturato, e riguarda che un uomo che invece è sparito nel nulla, un tale Alberto Sentieri, marito di una tal Gloria Grecchi, personaggio, e qui c'è sempre un po' questo personaggio qui nei libri di Robecchi, anche se sono persone diverse, persona fascinosa, un po' avvenente, sexy, evasiva, misteriosa. Questo Sentieri e questa Grecchi sono una specie di Bonnie and Clyde, una coppia, Eva Cante Diabolique, no? Una coppia che viaggia. Quindi prima indagine, seconda indagine, ma c'è anche una terza pista interessante, che è la pista di Rosa Ghezzi, la moglie di Tarcisio, la quale si mette in testa di fare, diciamo, un suo percorso personale di indagine, nel senso che viene a conoscenza del fatto che una ragazzina è stata bullizzata dal suo ragazzo, che è colpevole di martirizzare la fidanzata incauta con dei ricatti sessuali. Questa ragazza è terrorizzata che le sue foto finiscano in rete, e la Rosa Ghezzi insiste sul marito Tarcisio perché in un certo senso porti avanti questa indagine e cerchi di colpire, di castigare un po' la classe dei pervenu da cui arriva questo giovane ragazzo. Quindi sono tre piste che poi dopo si completano e si sovrappongono alla fine. E poi c'è l'eroe, Carlo Monterossi, che vorrei che tu raccontassi nel bene e nel male. Allora, Monterossi, con cui ho rapporti conflittuali, e nasce da è il mio peccato originale, nel senso che io quando ho incominciato, intanto non pensavo che sarebbero arrivati altri romanzi, io ne ho scritto uno, ero contento, e quindi mi sono inventato un personaggio e non volevo che fosse né un poliziotto, né un carabiniere, né un inquirente, né insomma uno che non lo fa di mestiere, no? Montalbano arriva in ufficio e si trova il morto sulla scrivania, e quindi è, come dire, il suo mestiere, abituato. Volevo che di fronte a delle cose potenti che ci sono nei romanzi noir, come il bene, il male, il delitto, la colpa, cioè insomma sono cose su cui la letteratura ha detto la sua, diciamo. Volevo uno come noi, cioè uno che davanti a un delitto, al morto per terra, come dire, ne portasse poi il segno e ci facesse anche dei ragionamenti. Naturalmente questo non basta, ed è per questo che io ho due coppie di inquirenti sempre, no? Una coppia sono i poliziotti. Il Ghezzi, come ho detto prima, è il poliziotti come lo vorremmo, un poliziotto come lo vorremmo. Rigido, capace di leggere i segnali, gli indizi, capace di fare un'indagine, però anche capace di entrare nella testa del cattivo, di capirne le motivazioni almeno, insomma. Quell'altro è uno sbirro che non a caso si chiama Carella, perché è un omaggio a McBain e all'87esimo distretto, che è uno invece uno sbirro più, cioè ogni tanto gli parte la sberla, ecco, insomma è uno sbirro più che vuol chiudere il caso ed è molto più rigido e meno comprensivo del Ghezzi. Dall'altra parte appunto c'è una coppia invece di improvvisati, che sono Oscar Falcone, che è un piccolo investigatore privato, e il Monterossi, che fa tutt'altro mestiere perché fa la televisione. Ecco, poi che mestiere fa? Casomai ne parleremo. E quindi queste due coppie mi servivano anche per quando vedo un caso, vederlo da più angolazioni, no? Ovviamente lo sbirro cerca la verità processuale, insomma, mentre Monterossi cerca più una verità sua, etica, morale, insomma. Monterossi contiene del blues, perché di mestiere fa autore di uno di quei programmi della TV trash che tutti conosciamo, no? Quelli dove i sentimenti vengono squadernati davanti a tutti, una sistematica fucilazione del pudore, diciamo che
pornografia dei sentimenti, ecco, diciamo così, non farò nomi, però se accendete canale 5 alle 14.40, poi mo c'è anche di sera, di domenica, cioè non potete mancarlo, ecco, diciamo. Il problema vero è che il Monterossi è molto, come dire, ben pagato, servito, riverito, con un buon posto sulla scala sociale per questa cosa che lui detesta, no? Lui si odia per questa cosa, non riesce a uscirne. In ogni libro c'è sto maldestro tentativo di mollare questa roba, che però insomma non è facile, da cui non è facile allontanarsi. E quindi è un personaggio non risolto, diciamo così, no? È come se tutti ti facessero i complimenti per una cosa di cui tu ti vergogni, cioè un po' imbarazzante. Contiene del blues. D'altronde i personaggi risolti non interessano a nessuno, quindi cioè, un personaggio deve sempre avere la sua rogna interiore, e Monterossi, diciamo, ce n'ha parecchie. Dopodiché è uno che ha un buon senso della giustizia e ha capito da tempo che ci sono alcune intercapedini in cui finiscono le vite delle persone. Una di queste è che ciò che è legale non sempre è giusto, e ciò che è giusto non sempre è legale, e in quella fessura lì spesso ci si cade, ci si fa male. E poi c'è un'altra intercapedine di cui si occupa il Monterossi vagamente, che è quella della giustizia, no? C'è una giustizia come noi la conosciamo, quella ufficiale, diciamo, gli avvocati, il vostro onore, il giudice, i faldoni con tutta la storia, e poi c'è un nostro senso di giustizia che è un'altra cosa, che è diverso da quella roba lì, no? Tant'è vero che ti dicono: noi cerchiamo la verità processuale, che spesso con la verità vera non c'entra niente. E quindi quando fa un'indagine, Monterossi si occupa soprattutto di guardare le vite degli altri, cioè di capire cosa è andato storto, cosa ha spinto uno a fare una cosa che non si dovrebbe fare, o addirittura cosa ha spinto la vittima a mettersi in quella posizione in cui il destino poi l'ha schiacciata. Quindi diciamo che sono sempre due indagini parallele che confluiscono poi in un'unica indagine, però con due punti di vista molto diversi, che sono quello degli sbirri ovviamente, e poi quello invece il Monterossi, che è una brava persona che osserva la vita intorno a sé, ecco. Allora, lui è l'autore di questo programma che si chiama Crazy Love, come si diceva, un programma pornografico di sentimenti e di emozioni, tant'è vero che lui, scusate il termine, ma cito testualmente, chiama la televisione la grande fabbrica della merda. Però è indignato, dicevamo, è rassegnato, ha un suo codice etico morale, ma la convenienza, perché poi tutto sommato sta a Porta Venezia, gli piace la bella vita, va a mangiare nei bei ristoranti e così via, la convenienza fa sì che lui reagisca osservando la situazione dei tempi nuovi, ma standosene comunque un po' in disparte. Lui è un cinico, ma diciamo un po' opportunista, ed è immerso anche lui nei tempi nuovi, in questi tempi un po' vaghi, un po' incerti, un po' inquieti di cui abbiamo parlato. Ma c'è il passaggio nuovo del libro, nel senso che lui viene convocato dai vertici apicali di questa televisione, che immaginiamo possa essere un vertice a Cologno Monzese, potremmo dire, ma questa è una mia ipotesi assolutamente congetturale. Viene convocato dai vertici della televisione perché i tempi sono cambiati, e quindi, diciamo, quella situazione di non solo corna, non solo tradimenti, ma anche fatti dolorosissimi di sangue, di pudore, eccetera, eccetera, devono essere cambiati. Cioè, lui viene richiesto di pettinare le storie. Sì, questo di pettinare le storie è una cosa del gergo televisivo, perché la televisione è iperrealista, cioè anche se tu gli dai la cosa vera, non è mai abbastanza vera per essere in televisione. Dico sempre che c'è, una volta ne parlava Eco, credo, di un museo in America che ha le grandi opere d'arte in plexiglass, no? Il cui direttore del museo dice: ma sono meglio di quelle vere, cioè la mia cena, ultima cena di Leonardo in plexiglass è più bella di quella di Leonardo, perché i rossi sono più rossi, i blu sono più blu, cioè, e la televisione è esattamente quella roba lì, cioè anche quando hai in mano una storia vera la deve
rendere più vera. Il problema però è che quella di pornografia dei sentimenti di cui parliamo ha avuto negli ultimi anni uno scivolamento pericoloso, cioè si scivola verso la cronaca nera. Fino a un po' di tempo fa si parlava di corna, sì, brutto, volgare, però insomma alla fine non si fa male nessuno, urta il nostro senso estetico, ma non più di questo. Mentre ora si parla apertamente di omicidi, di violenze, di signora lo perdonerebbe, e cose di questo. Questo allarma un po' anche i vertici della televisione, che hanno impaurito molto la popolazione, perché serviva a farlo, e ora che però la prateria è loro non serve più incendiarla, quindi diciamo che nasce un troncare, sopire, no? Stiamo più calmi, pettiniamo un po' meglio le storie, stiamo più... che è quello che Monterossi teorizzava dall'inizio, però insomma non per la stessa motivazione, ecco. La richiesta dei vertici della grande TV commerciale non c'entra niente con l'etica o con la morale, è semplicemente una cosa di dire: non spaventiamo la gente perché non ci conviene più. Io non so se ti ricordi che quando io ho letto per la prima volta questo libro, più o meno era, non mi ricordo se intorno a maggio, intorno a aprile e così via, a un certo punto è apparsa una notizia e io ti ho mandato una mail tipo: altro che il tuo libro, siamo molto avanti. Se vi ricordate che a Napoli c'è stato un matrimonio di una figlia di un importante boss della Camorra, dove c'è stata una sfilata di una carrozza bianca trainata dai cavalli, e questa cosa è passata praticamente nelle vie principali di Napoli. E qui uno dice: vabbè, siamo già abbastanza borderline, ma la cosa fondamentale è che questa cosa è avvenuta alle 15 del pomeriggio e non invece la mattina, dove di solito si fanno i matrimoni, perché era in diretta sulla televisione di Barbara D'Urso, no? E quindi... È il minimo che Flora De Pisis possa fare per renderci peggiore la vita, quindi lo farà, certo, sì. Ma è tutto così, nel senso che gli stessi sentimenti delle persone cambiano al cambiare di quella roba lì. Tutto deve essere più eccitato, tutto deve essere più clamoroso, tutto deve essere più sconvolgente. Anche le cose sconvolgenti, quindi... si carica sempre di più, no? C'è un iperrealismo. Il povero Monterossi, che tutti i mercoledì sera vede da un'idea di Carlo Monterossi, lui vuole morire, diciamo, però è in quel meccanismo lì, è difficile uscirne, devo dire che... Io so che Monterossi non ti piace tanto. Non andremo d'accordissimo. Diciamo. Però invece ti piace molto la sua... governante factotum. È il mio sogno, sì. Perché allora, questo Monterossi, che naturalmente è un bon vivant, è una bella casa, vive da solo, anzi, come dire, molto... Ma da solo, mi sembra che... Sì, no, molto... Sì, si è frequentato bene, insomma. Sì, no, vabbè, ma le ragazze, sai, vanno e vengono, poi uno invece sta lì sempre, diciamo. E ha questa Katrina, che è una governante moldava, una fan della Madonna di Medjugorje, che... di cui ha la calamita sul frigo, ovviamente, e con cui parla costantemente, e quasi sempre dei cazzi di Carlo, quindi lui insomma anche un po' che è il mio sogno. Voi sapete, vedo tante ragazze qui, e quindi sapete che verso le 7 di sera scatta quel panico: cosa mangiamo stasera? Che per me è una cosa devastante. Poi io ho una famiglia con due figli, purtroppo cresciuti democraticamente, quindi hanno diritto di voto, non fate questo errore. E quindi l'idea di avere una che ci pensa lei, che riempie il frigo, cucina, fa la spesa, cioè, come dire, il frigo del Monterossi è, nel mio ci sono le ragnatele, diciamo, però nel frigo di Monterossi è come quello del George Sank a Parigi, cioè c'è sempre ogni ben di Dio. E quindi, diciamo, Katrina era proprio un mio sogno, una mia proiezione. Poi è chiaro che quando tu dai a una persona un potere logistico di quel tipo lì, quella si prende degli altri poteri. Infatti Katrina è sempre lì a parlare al signor Carlo, deve trovare una brava ragazza, però poi quando trova un reggiseno in bagno allora non è una brava ragazza, perché ha lasciato in giro la biancheria, insomma, come dire, è come avere una mamma molto presente, che però insomma lui non riuscirebbe a vivere senza. Però devo dire che Katrina è un personaggio minore, però io amo moltissimo
i personaggi minori, perché sono quelli che sostengono i personaggi. Cioè, noi conosceremmo Carlo molto meno bene se non ci fosse Catrina, che un po' ce lo spiega. Io dico sempre quella roba nei soliti ignoti, capannelle, non c'entra niente, nel senso che se tu lo levi quel personaggio lì, la trama sta in piedi perfettamente lo stesso, solo che se tu gli metti di fianco capannelle, Gassman si sente più figo, no? E quindi, cioè, i personaggi minori sono sempre un puntello per il personaggio centrale, quindi mi piacciono molto. Anche la Rosa è un po' così, anche la moglie di Ghezzi è un po'... Non possiamo andare oltre nella storia, perché ovviamente dovremmo svelare delle cose che sono meglio leggere, e quindi rimaniamo a questo punto sullo scrittore. Questo, almeno dal mio punto di vista, che paura, cazzo. Dal mio punto di vista, Sesta Avventura è l'avventura, chiamiamola, più politica di Robecchi, più moralistica di Robecchi. Ma esiste un'etica dello scrittore anche nel giallo? Ma moralistica non mi piace, te lo dico subito. Morale potrei accettarla. No, allora, esiste un'etica del cittadino, dell'essere umano, e quindi esiste anche un'etica dello scrittore, ovviamente. E poi credo di sì. Cito García Márquez in modo difensivo, diciamo, no? Il primo dovere dello scrittore è scrivere bene. Quindi, cioè, io... mi capita di leggere delle cose, bella idea, però poi se è scritto male, e va bene. Però l'etica dello scrittore, secondo me, sì, esiste, oserei dire che è obbligatoria, per me perlomeno, io quando leggo ce la cerco in un libro, e secondo me consiste nell'essere onesto nel raccontare quello che ci circonda. Cioè, ogni personaggio è immerso, a meno che non sia Robinson Crusoe sull'isola deserta, diciamo, però anche lì c'ha i rapporti con Venerdì, dicono qualcosa sulla società, eh? Però insomma, diciamo che a meno che non ci sia un libro con solo un personaggio, l'insieme della ragnatela di relazioni, dei tempi che si attraversano, della città dove vivi, dei modi dove vivi, di che tipo di reddito hai, di che tipo di cose pensi, va descritto onestamente, cioè deve essere reale, deve essere vero, controllabile, ecco, deve essere controllabile, deve essere una cosa che sta intorno a noi. Io credo che nell'etica dello scrittore c'è di dire qualcosa sulle nostre vite, su di noi, che magari non sappiamo, a cui magari non abbiamo pensato, e che però magari leggendo dici: ecco, questa cosa, questo dettaglio, questa minima sfumatura ci descrive un tempo, un carattere, un posto dove viviamo, un modo di pensare. Credo che l'etica dello scrittore poi è molto fico, diciamo, bello, mi piace, però diciamo che preferirei chiamarla un'onestà nel racconto. Ma prima, mentre aspettavamo di partire, prendevamo un caffè qua davanti e chiacchieravamo sui libri letti da tutti e due durante quest'estate, e dicevamo che c'è molta carenza nei romanzi, non so se voi condividete questa considerazione, molta carenza nei romanzi che leggiamo, in particolare degli italiani, sull'osservazione della società che sta intorno, sull'ambiente che sta intorno. I gialli di Robecchi, così come la tradizione che lui ha citato, Bianciardi, Scerbanenko, Philip Marlowe e tutto quel filone lì, sono dei gialli che esplorano la realtà circostante, quindi obbligano in un certo senso lo scrittore a prendere delle posizioni nei confronti della realtà circostante. Beh, sì, cioè, la cosa, allora, lo dice benissimo Petros Markaris, che è lo scrittore greco, quello che ha fatto il commissario Charitos, che è molto bravo, che dice che il noir oggi è il nuovo romanzo sociale, no? Questo ha una spiegazione, come dire, secondo me tecnica, perché quando tu fai un'indagine su un morto, quando c'è, infatti, i poliziotti, quelli veri, non i miei, dicono: interroghiamo il morto. Cioè, quando trovano il morto, la prima cosa che fanno è indagare sul suo sistema di relazioni sociali, chi lo odiava, chi lo amava, a chi doveva dei soldi, se lo meritava o in qualche modo, oppure aveva dei nemici. Quindi
Cioè l'indagine su un delitto è già un'indagine su una società, no? Anche quando lui scherzava all'inizio non è il maggiordomo, quando nel giallo vittoriano il colpevole era il maggiordomo, c'è un motivo sociale anche lì, cioè erano già gli iscritti dall'aristocrazia che avevano come protagonisti degli aristocratici, che venivano letti da degli aristocratici, e quindi il cattivo non poteva essere dei loro, era il maggiordomo, la governante, la cameriera, lo stalliere, eccetera. Quindi anche lì c'era una motivazione sociale. Quindi io credo che dietro una cosa grande come il bene, il male, il delitto, penso a Dostoevskij, penso alla Teresa Raquin di Zola, no? Due amanti ammazzano il marito, cioè, minchia, cioè è un giallo, no? Oggi diremmo è un giallo. Dietro quella roba lì c'è una società, dei perché, delle motivazioni, dei sentimenti, delle delusioni, delle frustrazioni, delle colpe, dei rimorsi, poi in Teresa Raquin il rimorso, ma che te lo dico, fa anche Raskolnikov, se pente per 400 pagine. Quindi il giallo contiene già di suo un'analisi della società, un'indagine sulla società. Dopodiché io quando leggo un libro che mi dice magari tutto su un personaggio di cui ti puoi anche innamorare, bellissimo, ma non mi dice niente sul suo tempo, su come la pensa, su cosa fa, su come vede il mondo, mi interessa un po' meno. Una battuta, vedo Gianni Coscia lì, il jazzista, col cappello marrone, eccolo lì che adesso si è tolto. Una battuta su Bob Dylan. Ah, ma se abbiamo qualche ora... No, scherzo, Dylan è nato per questo nei miei libri, che sto Monterossi maledetto... c'aveva sempre la cui cifra è la malinconia, diciamo, insomma c'è sempre delle donne passate, andate, e io gli dovevo dare un amore vero, un amore indiscutibile, quello non ci lasceremo mai, che è una cazzata, lo sappiamo tutti perché abbiamo più di 16 anni, però insomma è bello pensarlo, e quindi gli ho dato quello lì, Dylan, e ogni volta che il Monterossi ha uno spostamento del cuore o un dubbio personale o pensa a degli affetti e delle cose, c'è sempre una strofa di Dylan che dice quella roba lì meglio di noi, perché Dylan è come Shakespeare, è come la Bibbia, cioè tu troverai sempre un verso di Dylan che dice quella roba lì meglio di come la direi io. Però poi mi sono accorto andando avanti, io lo conosco molto bene Dylan, che i poeti servono a questo, cioè amor ca nulla amato amar perdona, io non lo so dire, cioè io così bene non lo so dire, e quindi facciamolo dire a lui, cioè, no? Usare i poeti, usare per farci dire dai poeti qualcosa su di noi, sulla nostra vita. Dylan è un grandissimo poeta degli abbandoni, quasi tutte le canzoni d'amore di Dylan sono canzoni d'abbandono, però attenzione, non è l'abbandono lacrimoso e triste, come lo pensiamo pensando alla canzone italiana che viene che viene dalla lirica, diciamo, no? Dal melodramma. No, l'abbandono è anche astio, è anche cattiveria, è anche rimpianto di aver buttato via del tempo, tu hai sprecato il mio tempo prezioso, dice Dylan a un certo punto in una canzone d'amore, oppure anche siamo così stupidi siamo stati così stupidi che è stupefacente che riusciamo a nutrirci da soli, dice in un altro pezzo. Sono queste le cose che si pensano quando si rompe un amore, non è quanto mi manchi tesoro, no, è quanto ti odio, quanto hai sprecato questa roba importante. E quindi i poeti servono a questo, cioè servono a dire delle cose che noi non riusciamo a dire, e infatti quando noi leggiamo un verso di un poeta che ci piace tanto facciamo un salto sulla sedia, diciamo ma quanto ci ho pensato a come dire questa cosa, e questo qua in una riga, guarda, porca miseria. E quindi è anche un... rendiamo... Alessandro, copiare quelli bravi, se copiamo quelli cattivi non andiamo da nessuna parte. Siamo alla fine, una battuta... dimagrito 8 kg. Alla Costanzo. Ci sono molte persone che non hanno mai letto le tue cose. Ci sono 6 libri. Da dove cominciare? Ma no, io dico sempre di cominciare da quello che vogliono,
intanto, e dall'ultimo perché è quello che in questo momento mi assomiglia di più. Poi non sono storie che se tu ti sei perso il numero 3 e il numero 4 non capisci, cioè ogni libro sta in piedi da solo, quindi io lascerei all'anarchia del lettore la sua scelta, fate quello che volete, ma potete anche non leggerli, ovviamente non è obbligatorio. Tutti, di solito succede che chi ne legge uno poi ne legge anche qualcun altro, e questo mi fa piacere, insomma, vuol dire che non facevano proprio schifo. Bene, grazie allora della vostra presenza. Grazie a tutti. Io credo che solo una battuta molto veloce, io credo che per coloro di voi che vivono a Milano, per coloro di voi che conoscono Milano, se leggete questo libro, l'ultimo e anche gli altri, sicuramente non guarderete mai più fuori dalla finestra nello stesso modo. Arrivederci, grazie. Porca miseria. Io da milanese d'adozione leggerò.